Ma quello che diceva Bartolomeo sulla animalità, sulla carnalità di Alda Merini è esattamente l'altra faccia del suo corpo e del suo spirito. E mi propongo di dimostrarlo, perché Alda Merini aveva un modo di vivere, e che cercano di trovarlo e provano a trovarlo dappertutto. Per queste persone c'è un altro modo di vivere la fede. E qui non devo citare Papa Francesco quando dice: chi sono io per giudicare? Io quello che ho trovato in alcune delle poesie di Alda Merini, che ho messo in fila secondo un percorso breve ma credo denso, parte proprio dagli occhi. Gli occhi con cui lei ha guardato se stessa, con cui ha guardato gli uomini che ha amato, con cui ha guardato la natura attorno a lei, con cui ha guardato l'oltre, quello che c'è oltre, e ha creduto, ha voluto vedere un Dio, trovare un Dio. Ma ecco, partirei proprio da questi, dagli occhi, per dire che c'è questo suo voler vedere Dio e cercare un aiuto in Dio per superare le sue difficoltà della carne. Dice: spegnili, Signore, questi occhi, spegnili, non perché volesse morire, ma perché per avere altri percorsi, altri obiettivi. La golosa tentazione di Dio. E poi questi occhi che lei dice in un'altra poesia che adesso Rosa ci leggerà, ce le leggerà in sequenza. I suoi occhi cerchiati di dolore che ancora non ti vedono, Signore, non ti vedono. E quanti di noi vogliono vederlo, questo Dio, nella propria vita? Quanti di noi lo vogliono vedere riflesso nel mondo? Quanti lo vogliono riconoscere? Il problema è questo, e lei lo ha vissuto nella carne e nell'anima in modo assolutamente puro, se mi permettete la parola. In modo assolutamente naturale, come una sinfonia, come le note di un requiem, come le note di un inno di gioia di Beethoven, come volete una musica, se volete, una musica che ha seguito la sua vita e il suo cuore. Pregherei Rosa D'Onofrio di leggere le prime due. Queste folli pupille, troppo aderenti al ciclo dell'amore, spengili tu, Signore. E un colore uniforme calami dopo, assolto ogni tremore, perché più non mi illuda di ritorni e di aspetti e mi renda sotterra nuda di voglie, ferma la golosa tentazione dei vivi. Da questi occhi cerchiati di dolore che ancora non ti vedono, Signore, riflesso dentro il mondo, salvami tu. Sepolta sotto il ciglio una vena di sguardo fuggitiva, grave di intelligenza, pallida di tremore inopinato. Toglimi a me che ho fatto rete intorno alle stesse bellezze che mi hai date, che ho mutilati con stoltezza viva i margini della forza. O Padre, o amico, perché vuoi sepolta entro la tomba del mio stesso nome, me cosciente, me viva e me perennemente innamorata? Altri due pretesti, se volete, per parlare di lei. Si chiama La Terra Santa e poi l'altro è Tu sei Pietro, sono le sue pubblicazioni. E qui c'è ancora questo percorso di ricerca, c'è questa smania che lei trovava dentro di sé anche nel manicomio, una parola di cui non si vergognava, una parola che le serviva per disegnare un'umanità attorno a lei, quasi attorno alla quale passeggiava come un basamento, come un filare di fiori, come una aiuola lunga che percorreva, e cercava il Cristo e non c'era. E lei immagina
di trovarsi al Giordano, vede questo percorso come il fiume Giordano, il fiume dove fu battezzato Gesù il Cristo. E lei lì ha provato a moltiplicare i pesci perché si sentiva come i pescatori radunati dal Cristo, si sentiva come uno di loro e ascoltava i sermoni di chi predicava il Cristo. E alla fine non lo trova, non lo vede, e si sente estirpata da una parte di umanità che non è solo quella della carne, ma è l'altra che lei cerca. E poi questo percorso è anche un percorso uditivo, non è soltanto un percorso visivo, un percorso fisico del camminare, è un percorso uditivo. E di fronte a certe cose, come la cultura paludata, come i critici che l'hanno ignorata per anni, come la gente che l'ha disprezzata, come quelli che irridevano il fornaio, ecco, quelli lei preferiva coprirsi le orecchie e ancora riscontrava questo Dio lontano, ma non se ne poteva distaccare. Vano nei giardini del manicomio, su e giù per quelle barriere inferocite dei fiori, persi tutti in un sogno di realtà che fuggiva, buttata dietro le nostre spalle da non so quale chimera. E dopo un incontro qualche malato sorride alle false feste. Tempo perduto in vorticosi pensieri, assiepati dietro le sbarre come rondini, nude. Allora abbiamo ascoltato sermoni, abbiamo moltiplicato i pesci laggiù vicino al Giordano, ma Cristo non c'era. Dal mondo che ci aveva divelti come erbaccio il sapere non dice nulla se la vita è archiviata dal Signore. Vita e vite, due simboli, due forze che Dio mi ha tolto dopo il suo banchetto. Un tempo anch'io ero tra gli invitati e non ultima, adesso, vergognosa, do le spalle alle porte del sapere e mi copro le orecchie. Dio è lontano e bisogna tacere. Un tempo Dio mi ha visitata spesso, adesso forse manda qualche angelo per vedere se reggo al mio dolore. Un tempo Dio mi visitava, dice lei, ha avuto allora un rapporto, ha avuto un contatto e lo ha avuto attraverso il corpo. E lei parla di questo suo corpo come di un carcere in cui è tenuta. È come non pensare a San Francesco. E ci sono anche tanti altri, tantissimi riferimenti, avrei potuto parlare per un'ora su questo tema, ma San Paolo per esempio è presente nella poetica di Alda Merli. Lei conosceva San Paolo come conosceva il Vangelo, come avrà sicuramente discusso con Davide Maria Turoldo, o con lo stesso Ravasi, seppure in maniera diversa, perché tra poeti, guardate, è più facile intendersi. Non lo dico per presunzione, ma perché questo folle, folle, folle amore di Alda Poesini, di Alda Merini, è per i poeti. E i poeti hanno questa follia. Lei questa follia la incarnava nel suo corpo e da lì partiva per un'altra follia, razionalmente, una follia. Questa ricerca di un Dio vicino e presente. Eppure dice, mi visitava e mi ha mandato un angelo. Questa è una cosa bellissima. Io vi pregherei poi di ascoltare questa poesia sul corpo, ludibrio grigio lo chiama, questo carcere in cui è tenuta prigioniera. E come esce fuori da questo carcere? Da capo, chiedendo al Signore. Io ti chiedo, Signore, per che passo dovrei entrare senza più sentire la tua voce di colpa e di rovina? Un Dio accusatore. Perché? Perché il perbenismo, il conformismo
non considerava se non come un'accusa il suo modo di vivere l'amore, il suo modo di vivere la poesia. E invece non è così, perché poi lei approda, lo trova l'approdo a Dio, attraverso altre cose, esce fuori, guarda un cielo stellato e lì riconosce il Dio che l'aiuta. Prego. Dopo le tue scarlatte voglie, fino a quando mi improginerai? Anima circonflessa, circonfusa, incapace, anima circoncisa, che fai distesa nel corpo? Io ti chiedo, Signore, perché passo dovrei entrare senza più sentire la tua voce di colpa e di rovina, e invece approdo sempre alle tue sfere quando mi mostri il firmamento. Perché questo tuo incanto o questa frode? Cosa ti costa prendermi nel seno? Come in esilio vado a domandare alla luce e dal giorno se hanno visto orma di te lungo le siepi brune. E allora, questo, le ultime due per concludere questo discorso, appena abbozzato, perché guardate quanto ha scritto Alda Merini, quanto ha scritto, ha fatto bene Bartolomeo a ricordarlo. Addirittura la gente per telefono cercava di farsi dettare le poesie perché erano di Alda Merini, ma dopo che è stata riconosciuta dalla critica, grazie anche a Giovanni Raboni, bisogna dire, che ha fatto un grande lavoro, e ha, se ricordo bene, ha detto in un articolo sul Corriere che lei era la voce che rotolava le pietre dal sepolcro. Altra immagine evangelica. Perché nel sepolcro rimane lo schifo, ma fuori dal sepolcro esce un'altra cosa, esce il risorto, esce Alda Merini, un'altra Alda Merini, ma sempre la stessa, con la sua carnalità, la sua sensualità, la sua sessualità, e questo sterminato profondo desiderio di guardare il firmamento e trovare l'orma di Dio anche nel giardino del manicomio. E vuole trovare un filo di erba buona, di erba, vedete come ritorna il discorso. Vecchia di anni e se ne scende. Cioè tutta la sua vita è stata così. Arriva in vecchiaia e va cercando un filo di erba buona. E dice, altrove il canto, altrove la parola, e Dio non la pronuncia. Lei ancora pensa di non ascoltare la parola pronunciata da Dio, ma Dio si serve di lei per pronunciare una parola viva. E poi trova infine questa erba pulita che sono i figli. Prego. Padre, se scrivere è una colpa, perché Dio mi ha dato la parola per parlare con trepidi linguaggi d'amore a chi mi ascolta? Ormai vecchia di anni e senescente, dove trovare un filo di erba buona? Che sai dei miei conventi, della grazia matura delle sante, delle grandi anime folli? Che posso io trovare tra gli osanna dell'uomo di cultura? Altrove il canto, altrove la parola. Non la pronuncia. Quattro fiumi con cinque affluenti è un grande inno d'amore. Qualsiasi orso ci avrebbe depredato vedendoci colmi di miele. La nostra dolcezza è grande come la parola del Dio puro che vede venir meno la terra di fronte al suo fulgore. Grande come la parola del Dio puro, vedete come ritorna la purezza di cui parlavo all'inizio, che vede venir meno la terra di fronte al
terra che si inchina di fronte al fulgore del Dio puro che è la nostra dolcezza. Questa è poesia, questa è Alda Merini. Grazie. Prima di vedere delle cose, ma prima di imparare a scrivere, guardati nell'acqua del sentimento. Thank you.
la carne inerte che siamo noi, diventiamo viva potenza. E poiché mi hai redenta, fammi carne di spirito, e spirito di carne. E poiché mi hai redenta, dammi un figlio, atrocemente mio. Io lo so che il figlio mio e tuo non lo vedrà nessuno, e che tutti lo vedranno. Ma a Giuseppe cosa dirò? Lui che piange nascosto in una lacrima, in un canto, cosa dirò? Che tu prima di lui hai visto la mia solitudine e ne hai fatto un corpo? Cosa dirò a Giuseppe, mio sposo? Dirò che l'ho ingannato? Dirò che l'ho tradito con te? Ma come si può tradire un uomo con un'essenza divina? Cosa dirò a Giuseppe, Signore? Questo compito ingrato, questo dubbio atroce, tutti gli uomini l'avranno in cuore quando vedranno una vergine incinta della tua stessa parola. Se Giuseppe mi abbandonasse, io scenderò in un campo per la lapidazione. Sarò la vergogna di tutti. Ma ecco, l'angelo tuo che mi vola sul cuore, di notte quando lui piange e gli dice: lascialo andare, è soltanto un grande poeta di cui Dio è innamorato. Salvate la madre di Gesù. Ella è dimora degli angeli, ella è la dimora della parola. La parola figlia ha tagliato il suo grembo in due, metà tenebra e metà dolore. Salvate la valle del Signore. Per camminare Dio bambino ha bisogno di un prato, per camminare Dio ha bisogno del mondo. Salvate la madre di Dio. Ella è tenera, ella è solo una fanciulla, ma tiene i coltelli della sapienza nel grembo per aprire un varco al demonio. Lei lo affronterà, la madre di Dio, la migliore, lo prenderà per sempre, lo caccerà nell'inferno. Lei, l'eroina di tutti i tempi, la dolce madre di Dio, la tenera fanciulla d'amore. Lei aprirà un varco alla poesia, lei aprirà un varco al sole. Salvate la tenera madre di Dio, i suoi seni acerbi, le sue braccia bianchissime, le sue mani che caleranno il Dio vero. Salvate i suoi fianchi di giada, i suoi occhi che paiono stelle, la sua pelle che è bianca come il respiro. Trapiantato in lei l'albero della luce, il pesce dell'immanenza, il Dio secolare, ambrosia di tutte le genti. Benedite la tenera ancella di Dio e la sua signoria. Ella diventerà la regina degli angeli, la regina dei cieli. Ella diventerà il manto secolare che coprirà di gioia gli umani. Salvate in lei la porta del sorriso beato e l'onniscienza futura. Ella ha previsto tutto, perché pur non avendo radici, Maria, la sola radice del mondo. Non portatevi via il figlio, o cadranno le vostre capanne, o cesseranno i vostri figli. Lasciatelo stare. Egli ha riempito tutti i deserti, non isolatelo sopra una croce, non fate di lui un uomo solo. Ogni parte di lui è nelle nostre anime, non spezzatelo come un pane. Mio figlio, vostro figlio, il figlio di tutti. Dio, portami via, lontano. Io sono una madre, io sono una madre. Da nulla. Io non vedo niente. È come una nuvolaglia di angeli che mi sommerge. La prima annunciazione. Ma dov'è mio figlio?
Perché voi cercate mio figlio? Voi che non sapete nulla di nulla. Voi che lo cercate come fosse un parente vostro, un vostro supremo amico. Levatevi, donne, dal suo sepolcro. Egli non ama le lacrime e pur conoscendo il dolore non ne ha mai parlato. Donne, andate via. Finalmente rivedo l'angelo del congedo, ma non vedo l'angelo della morte. Sappiate, donne, che l'angelo della morte non mi ha mai sfiorata. Egli è vivo, lo grida la mia carne di madre. Donne blasfeme, andate via. La sua promessa lo manterrà. La mia carne brucia di dolore, ma il mio corpo esulta. Egli è risorto. Andate via, donne che piangete accanto al sepolcro. È una sepoltura fallace. Cristo, questo è il mistero grande di Dio. Cristo non è mai nato. Cristo non è mai morto. Io, Dio, sono la pace dei tuoi misteri. Ma sono anche colei che si lascia trafiggere come una peccatrice. Sono colei che paga tutti gli ostacoli. Sono colei che muore d'amore. E ho sentito nella dolcezza dell'adolescenza crescere quella croce che mi trapassa come un'alba. Io e Gesù crocifissi, Signore, siamo lo schianto di Dio. Di Alda Merini. La mia risposta da musicista non poteva essere altro che far conoscere la mistica del più grande, del supremo assoluto, Johann Sebastian Bach. E Bach, che con la sua religiosità ha dato il là a tutta la musica che è venuta dopo. Io personalmente do il mio augurio che tutto ciò che possa succedere dopo la vita di Alda Merini, attraverso la carne che continua, sua figlia, che porta l'onore di questo nome e di tutta l'importanza della sua vita nella poesia e nella musica, possa trovare sempre la forza di tutto ciò che la mamma ha trasmesso e trasmetterà a noi. Grazie. Et exultavit, e qui respexit. Che stasera io, accompagnata dal bravissimo maestro Buca, eseguirò per voi in onore di Alda Merini. Grazie. Spiritus
anche il messaggio che l'UNESCO vuole dare nel mondo. L'UNESCO è stato creato dall'ONU proprio perché attraverso l'amore della cultura si rendano gli animi degli uomini più buoni e quindi ci sia poi un mondo di pace. Grazie veramente di cuore a Barbara. Grazie Barbara. Bartolomeo, a Nino e ovviamente ad Alfonso e a Roma. Omaggio un po' per tutti, comincio ovviamente con lo spirito d'onore con Barbara. E questo è il nostro simbolo. Non le bastava un solo santo, li ha scelti tutti, quindi è morta il 1° novembre. Questa la dice lunga.